Ciao ragazzi, allora, oggi vi faccio vedere dietro le tendine di una serie di scatti che ho realizzato per la DSM, che come sapete è la scuola di danza che c'è qua vicino a dove abito, con la quale collaboro già da un pochino. Dato che da quest'anno, oltre alla parte di danza, hanno introdotto anche la parte di scuola di musica, mi hanno chiesto di realizzare degli scatti e nel momento in cui mi hanno proposto questa cosa ho detto ma perché non li facciamo con un mood, con delle vibrazioni anni 20, anni 30, quelle cose lì, e quindi con uno stile di illuminazione molto Hollywood style, eccetera. Il proprietario della palestra si è dimostrato super positivo relativamente a questa mia proposta, era molto contento e allora voilà, ecco gli scatti che abbiamo eseguito. Oggi vi faccio vedere appunto gli scatti finali e ho per ognuno, no, oddio, non per tutti perché non per tutti ho scattato il backstage, comunque per molti vi faccio anche vedere il backstage e capiamo insieme come abbiamo utilizzato le luci. Per prima cosa le foto sono state realizzate in modalità quella che si chiama Old Hollywood, che se cercate su YouTube, robe del genere, trovate dei video, soprattutto di Lindsay Adler, dove spiegano qual è il concetto dietro alle foto realizzate un po' come nella vecchia Hollywood, ok? Qual è il concetto? È che tipicamente le luci sono dure, non si ha a che fare con luci estremamente morbide. Perché? Perché al tempo si utilizzavano quelle. E quindi bisogna cercare, quando si utilizzano i flash, di richiamare quello stile e quindi utilizzare luci che abbiano una certa intensità e inoltre andare anche a utilizzare un bianco e nero molto contrastato, ok? Quindi non quei bianchi e neri delicatini con le ombre tirate su che non sono nere ma sono grigine, no, qua si va di bianco e nero con contrasto portato veramente veramente in alto, ok? Ma vediamo insieme alcuni scatti così ne parliamo appunto di fronte a quello. Mi vedrete girato ma vedrete anche la registrazione del monitor e quindi quello di cui vi sto parlando. Andiamo al computer. Allora, questo è il primo scatto, che è uno scatto di gruppo che è stato poi utilizzato anche come pubblicità ed è stato stampato in versione enorme lungo la strada. E allora, per questo scatto in cui si vedono tutte le protagoniste, tutte le ragazze, ho utilizzato tre luci, ok? Vediamo insieme quali sono state. Allora, devo cliccare qua così almeno mi fa abilità le frecce. Allora, questo è lo scatto di backstage, che come vedete se la ridono, insomma, perché stavamo scherzando, e si cominciano a vedere un po' le luci, ma andiamo nel dettaglio. Allora, per prima cosa ho utilizzato un Godox AD300 Pro con riflettore standard da 18 cm, quindi riflettore proprio il classico riflettorone che si mette davanti ai flash da studio. Perché? Perché avevo bisogno di una luce dura, che fosse appunto controllabile, non che andasse a 360 gradi intorno, quindi con il flash bare bulb, quindi con il bulbo esposto, ma che avesse un riflettore. Il riflettore che viene dato insieme alla D300 Pro è un riflettore, chiamiamolo wide, cioè molto aperto, da un angolo di apertura veramente ampio, che quindi in questo caso non andava bene. Allora, molto semplicemente, ho smontato il suo riflettore, ho messo il flash all'interno della staffa, quella che permette di mettere le cose con attacco Bowens, e ho messo il classico riflettore da 18 cm, quello che proprio danno insieme a tutti i flash da studio, cioè ci sono quelli un po' più riflettenti, un po' più meno riflettenti, però questo è proprio uno dei classiconi, ok? E quindi molto semplicemente ho preso la D300 Pro e l'ho puntato verso le ragazze per creare la luce principale, ok? Poi vediamo insieme invece qua sulla destra, quindi questa era la luce principale che andava giù a illuminarle e questa era la luce sulla destra che invece volevo dare giusto una rim light sui capelli e per farlo ho utilizzato il Godox AD200 Pro con un softbox che in particolare, dato che volevo che avesse un po' più di carattere rispetto al softbox classico, ho utilizzato il softbox dell'Ambitful, quello che fa anche da Beauty Dish. Quindi la luce rimbalza sul piatto, poi torna indietro verso il softbox, a quel punto viene mandata in avanti e attraversa il diffusore, ok? Forse con un softbox normalissimo sarebbero venute praticamente uguali, però mi ispirava che ci fosse anche un pochino più di durezza anche in quella luce lì. Quindi
Questa, da cosa mi ricordo, è l'unica luce morbida che vedrete in tutto il set, perché avevo provato a illuminarle con una luce dura ma non mi piaceva, cioè a fare la ring light con una luce dura ma non mi piaceva in questo caso, anche se di solito la ring light la faccio molto spesso con la luce dura, volevo che fosse solo un po' più accennata e allora ho utilizzato una luce un po' più morbida ed è stato questo. E poi il fondale l'ho illuminato, qua non si vede ma è qua dietro nascosto, poi ve lo faccio vedere meglio, con un Godox AT100 Pro con la griglia della ROG. Vediamo meglio come sono posizionati quelli, i flash dietro, quindi la D200 Pro con il softbox e la D100 Pro su treppiedino con la griglia per illuminare lo sfondo. Ok, quindi setup veramente semplice con luce principale da sinistra che illumina i volti, come vedete le ombre sono molto dure, ok? Ma vabbè, le ragazze sono anche tutte estremamente giovani e quindi possiamo assolutamente permettercelo. Poi abbiamo una rim light che è abbastanza morbida e serviva per staccare un pochino queste ragazze dal fondale. E poi abbiamo il fondale che è un pochino illuminato da questo AD100 Pro con la griglia. La griglia è per far sì che non prendesse proprio tutto il fondale, la luce, ma rimanesse un po' più concentrata. Ok? Quindi primo setup, quello di gruppo, fatto così. Passiamo ora al secondo setup, cioè questa foto, che secondo me è la più bella che è uscita da tutto il set, ok? Allora, qua abbiamo Elisabetta, che ormai conoscete alla perfezione perché fa parte di tantissimi miei video, è diventata la mia modella di riferimento, diciamo così. E allora, qua per illuminarla vediamo subito come è stata fatta. Allora, ne ho fatte due versioni, il backstage ce l'ho di una sola, poi però alla fine ho scelto l'altra versione. Allora, come vedete, questa è la foto di backstage, in cui probabilmente non vedete granché, se non qualcosa che spunta, ma vi faccio vedere appunto come sono i flash. Qua sulla sinistra abbiamo un Godox AD300 Pro più l'optical spot, chiamiamolo, o comunque il proiettore della Ambitful, la L16, utilizzato senza nessuna forma davanti. Avete presente che si mette davanti la griglietta, cioè non la griglia, quell'affare di metallo che serve per stabilire che forma dare, eccetera? No, qua non ho messo nulla, mi serviva unicamente per rendere tonda la luce emessa dalla D300 Pro e indirizzarla come si deve. E in più, dietro, tenuto da Stefi, come vedete, c'è la D100 Pro con una grid che serve sempre della ROG, quelle magnetiche, che serviva per fare la rim light. Alla fine, poi, tra i vari scatti, ho preferito quello senza rim light. Come vedete, i capelli non sono illuminati. Lì andava a gusto. Abbiamo fatti alcuni con, alcuni senza, e alla fine ho preferito quello senza. D'accordo, tanto di dettaglio ce n'era abbastanza, mi piaceva. Vi faccio notare una cosa. Allora, come vedete, i capelli sono al vento, sono appunto che svolazzano, e questo perché c'era davanti una ragazza che con un phon le faceva aria davanti, il phon ovviamente impostato su aria fredda perché sennò sarebbe morta di caldo probabilmente, quindi il phon con aria fredda davanti è bastato per far sì che i capelli si stessero muovendo, ok? In più vi faccio notare quest'altra cosa carinissima secondo me, ovvero che lo sfondo ha queste specie di stelline che semplicemente è il muro della palestra che era glitterato, ok? Quindi molto semplicemente ho sfruttato la parete glitterata per rendere lo sfondo un po' più interessante. Secondo me questo glitter dietro ci sta veramente veramente bene a questo scatto, ok? Detto ciò, di nuovo, come vedete, ombra durissima, perché giustamente la luce è dura, però essendo appunto puntato da qua a una forma tonda, è stato puntato in maniera tale che il bordo della parte tonda facesse una vignettatura qua nell'angolo a sinistra del frame, quindi della mia inquadratura. Ho puntato il flash in maniera tale che, data l'inquadratura,
avessi la vignettatura in alto a sinistra, ok? Altrimenti si perdeva un po' questo effetto, mentre qua secondo me ci stava molto molto bene. Lei risiede sul primo dei due terzi, quindi c'è il primo terzo e il secondo terzo di, per la classica regola delle inquadrature, così, della composizione, perché lì di solito quando una persona è girata da quel lato lì si mette sull'altro terzo, sul secondo. Qua invece l'ho messa sul primo perché? Perché c'erano i capelli svolazzanti e quindi volevo prendere sul secondo terzo i capelli svolazzanti. E secondo me è stata una scelta premiante, l'inquadratura è venuta bene e anche di questa è stata fatta una stampa gigante che è stata messa all'interno del paese in cui mi vedete piccolino qua mentre ve la mostro, ok? Io sono molto molto soddisfatto quando vedo queste cose perché, cioè, già che fai un lavoro complesso è bello vedere che poi dopo diventa una stampa veramente veramente gigante, ok? Detto ciò, passiamo alle foto successive. In questa foto, come vedete, di nuovo abbiamo un elemento di luce principale dura, ma con questa forma fatta tipo con veneziane, e in più abbiamo una luce dietro per andare a ritagliare la figura dallo sfondo. Allora, il setup è molto semplice, esattamente uguale a prima, ovvero ho preso il Godox AD300 Pro con la L16 e gli ho montato semplicemente il gobo, quello con la forma delle veneziane, tutto lì. E poi il gobo è stato girato in maniera tale che venisse la parte interessante, cioè che non fosse girato strano. E in più però qua la D100 Pro con la griglia è stato puntato dal basso verso l'alto ed è stata una scelta ponderata rispetto a farlo dall'alto verso il basso come al solito. Perché? Perché la ragazza aveva il vestito con le paillette e puntandolo così, come vedete, le paillette andavano a riflettere luce sullo sfondo e quindi ho ottenuto uno sfondo in cui, secondo me, l'elemento delle paillette che si riflettono è veramente, veramente carino. Mentre invece se lo puntavo dall'alto, il riflesso delle paillette giustamente andava in basso, me lo perdevo, ok? Cioè, quantomeno non si vedeva così tanto. Mentre invece puntando dal basso, il riflesso delle paillette era proprio molto visibile. Quindi, è vero, non ho la separazione qua in alto, che per alcuni potrebbe essere un errore, per carità, però comunque lei dalla spalla, dai capelli, è separata e in più mi piaceva tantissimo questo effetto del riflesso delle paillette che si vedono molto bene, dato che l'ombra è molto nera per il contrasto esagerato che ho dato appunto in post-produzione. Queste sono foto che più o meno veramente hanno avuto pochissima pochissima post-produzione. Stavo scattando tethered, quindi attaccato al Mac, e sul Mac ho impostato su Lightroom il profilo, quello con bianco e nero alto contrasto. Veramente ci ho fatto pochissimo lavoro, giusto lisciato qua e là la pelle, ho tolto qualche brufoletto qua e là, ma veramente poche volte ho lavorato così poco alle foto, quindi questo fa capire che bene o male il lavoro l'avevo fatto giusto da subito e sicuramente scattare tethered aiuta tanto, ok? Poi passiamo alla prossima, quindi queste qua abbiamo visto il setup. Questa stessa cosa fatta alla stessa identica maniera di quella di prima, quindi non sto a mostrarvi il setup, quindi AD300 Pro con il gobo, quello a forma di con le veneziane, e AD100 Pro con la griglia per fare la ring light. Questa non ho fatto il backstage, quindi è una delle due di cui non ho fatto il backstage, perché tra una cosa e l'altra veramente avevo mille cose da fare, poi su questa non l'ho fatto. E anche se in realtà è una delle più belle che è uscita, ma comunque va bene così. Se prendete di nuovo il mio video, quello in cui parlo del checkerboard lighting, quindi dell'illuminazione a scacchiera, ecco, esattamente questa cosa qua. Quindi vi rimando a quello, cioè semplicemente un gobo in mezzo per far sì che ci sia l'ombra, che lo sfondo venga illuminato, appunto, metà illuminato, metà no. Andiamo alla successiva. Questa invece è stata realizzata in un'altra maniera, questa è stata realizzata con la luce principale, quindi la D300 Pro che aveva il gobo, quello che permette, con le alette che permettono di stabilire dove va a finire la luce, ed è stata fatta una lama di luce solo sugli occhi e in più un flash da dietro, che era sempre la D100 Pro, per illuminare un lato in maniera tale che si creasse di nuovo un effetto checkerboard, anche se in questo caso non sono andato fino in fondo. Errore, non errore,
Diciamo che la stanchezza cominciava anche a farsi sentire perché, cioè, è veramente una dietro l'altra, uno di quei lavori che è stato veramente impegnativo. Dopo vi spiego anche il motivo per cui è stato, tra l'altro, molto impegnativo. Quindi, sì, è vero, qua avrei potuto fare il checkerboard in maniera un po' migliore portando questa parte bianca anche sotto. È rimasta così, non è malaccio alla fine, secondo me. Però ecco, la luce bianca magari poteva scorrere fino in fondo. Potevo farlo in Photoshop, quella parte lì, sì, assolutamente non ci andava tanto, ma alla fine non mi dispiaceva così e quindi l'ho tenuta fatta così. E passiamo all'ultima. In questo caso invece abbiamo questa ragazza con l'occhio di bue puntato su di lei. Su questa abbiamo il backstage che, come vedete, è fatto da un semplice Godox AD300 Pro con la L16. Sul quale è stato montato il gobo, quello con il cerchietto, quindi con la forma del cerchio. Perché rispetto a quella che vi ho fatto vedere di prima di Elisabetta, qua ho montato il cerchietto, mentre prima invece su quella di Elisabetta era semplicemente la L16 davanti alla D300 Pro. Ho montato il gobo con la forma di cerchio perché così mi dava più l'effetto occhio di bue, cioè era più piccolo. Riuscivo a, facendo così, riuscivo veramente ad avere una luce su di lei molto molto piccola. Qualcuno noterà anche le gambe in basso che sono illuminate, effettivamente non c'è nel backstage, non si vede quantomeno, ma c'era di nuovo la D100 Pro puntato solo unicamente verso le gambe, ok? Così che con la D300 Pro ho ottenuto la parte alta e come vedete, cioè, le ombre sono nettissime e però abbiamo un bellissimo cerchio dietro che ricorda veramente tanto l'occhio di bue dei teatri e nella parte in basso, perché non fosse veramente una roba unicamente nera, sono andato a illuminare con una D100 Pro puntato direttamente lì, ok? Quindi tutto qui. Vi racconto solo un piccolo retroscena, le foto sono finite, ma vi racconto questo. Lo facciamo sulla foto, ad esempio, per esempio quella di Elisabetta, ok? Allora, perché è stato un setup difficile questo? Perché è stato un set difficile questo? È stato un set difficile perché lo spazio era poco, ok? Allora, abbiamo deciso di fare le foto all'interno lì della palestra, dove nello spazio, quello comune, dove di solito i genitori poi aspettano le bimbe, i bimbi che vanno a ballare, ok? E quindi giustamente non è predisposto per quello. La parte iniziale, la foto iniziale, quella in cui siamo andati a fare questa roba qua, ecco qua c'era un pochino più di spazio a disposizione con il fondale che abbiamo montato così al volo, eccetera. Quindi lì, bene o male, ce l'ho fatta senza grossi problemi. Però queste foto qua invece sono state realizzate in uno spazio molto ristretto. Ma perché? Perché mi piaceva sta parete con i brillantini e avendo fatto una prova ho visto che si vedevano benissimo nello scatto finale, quindi si vedevano benissimo sul fondale, mi piaceva veramente tanto. Quindi qua il problema era veramente lo spazio a disposizione. Sappiate solo che al tempo non avevo ancora il 70-200, ma avevo ancora solo il 135 mm, le foto sono state fatte tutte col 135, ero veramente contro la parete con il 135 così per riuscire a fare l'inquadratura che volevo. Qualcuno potrebbe dire semplicemente, vabbè, potevi usare il 24-70 a 70 mm. Vero, ma la compressione non era questa. Mi piaceva molto di più la compressione data dal 135 su questi scatti che non quella data dal 70 mm. Quindi, cioè, la misura giusta era più un 100-110 mm, avere un po' di compressione ma non dover stare con le spalle al muro. Però, appunto, non avevo ancora il 70-200, quindi ho usato il 135 con le spalle al muro e cercando di fare le inquadrature. Ma sono soddisfatto perché alla fine i risultati sono venuti veramente veramente carini, almeno a mio parere. E detto ciò, basta. Quindi, per riassumere, foto stile vecchia Hollywood con loro che sono state bravissime perché si sono truccate e vestite come negli anni 20, sono state veramente meravigliose tutte quante. E quindi anche in queste foto è obbligatorio che il make-up, i vestiario siano giusti per trasmettere quello. Poi qua avevamo anche questo microfono molto stile appunto anni 20, una roba del genere. Quindi sono stati molto bravi a preparare il set, a prepararsi per queste foto. E luci,
prevalentemente dure. Come avete visto, l'unica morbida che ho usato è per la rim light della prima foto, quella di gruppo, altrimenti sempre solo luci dure, quindi riflettori, griglie, chi più ne ha più ne metta. Purtroppo non ho una lente di Fresnel da mettere davanti alla D300 Pro, se no sarebbe stato bellissimo, perché la lente di Fresnel per i flash da studio esistono, costano un boato, però sono veramente fighe perché ti permettono di ottenere una luce che è tonda, però con una qualità veramente dura ma figa, perché ricorda i fari veramente che si utilizzavano a quel tempo, che giustamente utilizzavano le lenti di Fresnel. Quindi abbiamo una lente che possiamo zoomare, dezoomare, andare a stabilire anche quanto il bordo è intenso, meno intenso, cioè è a fuoco, sfocato, eccetera. Quindi veramente veramente figo, però la lente di Fresnel non ce l'ho, quindi mi sono fatto bastare quello che ho, che per carità è già tantissimo, ovvero fondamentalmente il proiettore, la L16. Tra l'altro su questo vi faccio presente, ho utilizzato la L16 standard, quindi quello non il Pro, su cui si possono montare lenti tipo lenti Canon nel mio, però anche di altri marchi, perché mi andava bene la lente standard, quindi quella della L16 normale. Ho provato la dimensione, lì gioca tutta la dimensione su quello, perché la lente standard non potete cambiarla, cioè potete solo andare a mettere a fuoco o sfocare, ma non potete aumentare o diminuire la dimensione, mentre invece con la L16 Pro, attaccandoci una lente davanti, uno zoom, possiamo stabilire quanto può essere piccola o grande la forma che viene fatta. Però qua quello funzionava, quindi ho usato quello, almeno mi ha evitato anche di attaccarci un'altra lente davanti, anche se comunque il Pro me l'ero portato perché sapevo che per questo tipo di luci il proiettore è proprio dei modificatori più utilizzati in assoluto. E poi ho utilizzato quasi sempre solo griglie, quelle magnetiche, attaccate alla D100 Pro, perché erano comode fondamentalmente, che attacchi, potevi stabilire se metterne una, due o tre griglie, quindi quanto andare a restringere il raggio di luce, ok? E come post-produzione, come vi ho detto, praticamente nulla, solo unicamente tanto contrasto, bianco e nero, e saluti, ok? Spero vi siano piaciute, ci vediamo alla prossima, ciao!